Avevano immesso nel circuito nazionale banconote false da 100 euro, garantendosi illeciti e continui guadagni ai danni di ignari commercianti. Con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla spendita di banconote false, sono finite in manette 4 persone. Per il capo dell'organizzazione, Antonino Liotta, 42 anni di Adrano, si sono aperte le porte del carcere di Piazza Lanza, mentre gli altri 3 sono finiti ai domiciliari. Grazie alle intercettazioni telefoniche, la Guardia di Finanza di Catania ha ricostruito le varie fasi attraverso cui gli indagati spacciavano le banconote false in provincia di Catania, Messina, Caltanissetta, Agrigento, Siracusa, Cosenza, Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Bari, Taranto, Lecce e Brindisi, ai danni di diversi piccoli esercizi commerciali come negozi di ceramiche artistiche, ferramenta, lavasecco, enoteche, ottici, rivendite di generi alimentari e frutta, panifici, paninoteche, profumerie, prediligendo quelli privi di dispositivi di controllo delle banconote e di impianti di videosorveglianza. Spesso neppure la presenza di dispositivi per il riconoscimento delle banconote false e l'attenzione prestata dagli esercenti impedivano la consumazione del reato. Gli indagati, infatti, in alcuni casi erano riusciti a convincere i commercianti più cauti e sospettosi, dicendo loro di appartenere alle forze di polizia. L'indagine ha preso il via proprio dalla denuncia di uno dei commercianti, con il quale uno degli arrestati si era spacciato come appartenente alla Guardia di Finanza.